Andiamo ora in provincia, nelle RSA si stanno diffondendo sempre più le stanze degli abbracci per far incontrare anziani e parenti. A San Benedetto Po la Camera è stata allestita grazie a una raccolta fondi tra i cittadini. Si può scegliere di fare un contatto semplicemente con la mano, una carezza, oppure si cerca anche l'abbraccio. Dall'inizio dell'emergenza Covid, gli anziani della RSA di San Benedetto Po hanno potuto incontrare i loro cari solo con l'aiuto di un microfono, ma separati da una vetrata. Ora possono ricevere anche il loro abbraccio. Insieme alla proposta dell'associazione Ras Dora del Po, con la quale tante volte collaboriamo, insomma, per realizzare anche i nostri progetti, la cooperativa Sanitad ha deciso di allestire questa stanza degli abbracci. Altro non è se non una parete che permette un contatto fisico senza che sia diretto, quindi con questi manicotti che permettono comunque un contatto che vi assicuro è veramente qualcosa che dà emozione. L'idea è dell'associazione La Rastora del Po, subito accolta dalla cooperativa Sanitad che gestisce la casa di riposo. Gli spazi si sono trovati. Per realizzare la struttura servivano 1.700 euro. La cifra è stata raggiunta in breve tempo grazie a una raccolta fondi. Da oggi i 53 ospiti hanno la loro stanza degli abbracci. Sono veramente fiera della collaborazione del nostro paese, dei nostri concittadini che sono stati pronti per questo progetto. Sono commossa anch'io perché non ci credevo e invece ci siamo arrivati alla fine e oggi l'abbiamo inaugurata. È una vittoria della comunità, ha detto il sindaco Lasagna. La comunità ha compartecipato anche per la realizzazione di questa stanza degli abbracci, come ha compartecipato per la realizzazione di questo giardino sensoriale nel quale siamo oggi e con azioni di solidarietà continue, di vicinanza.